l'uno pretendendo d'esser più forte dell'altro, quando videro un viaggiatore che veniva innanzi avvolto nel mantello. I due litiganti decisero allora che sarebbe stato più forte chi fosse riuscito a levare il mantello al viaggiatore. Il vento di tramontana cominciò a soffiare con violenza, ma più soffiava, più il viaggiatore si stringeva nel mantello, tanto che alla fine il povero vento dovette desistere dal suo proposito. Il sole allora si mostrò nel cielo e poco dopo il viaggiatore, che sentiva caldo, si tolse il mantello. E la tramontana fu costretta così a riconoscere che il sole era più forte di lei. Visto? E spero aver detto il meglio possibile. E sì, ben algún errore, lo scrisseva in italiano e me lo comunicano. Spero aver detto il meglio che sto apprendendo italiano. E questa es cogí esta fábula perché è come la come il testo standard para comenzar a practicar la fonética en idiomas.